Amiche e amici di Grottaglie in Rete, siamo nell'attesa che inizi Grottaglie, un festival di musica più o meno alternativa nei giardini del castello, insieme a Franz Lenti, anima e cervello dell'associazione La Banda, che ha organizzato questo evento. Prima domanda quasi d'obbligo: l'anno scorso Grottaglie ha scoperto in anticipo sui tempi il genio, un duo che poi ha lanciato il tormentone pop porno. Quest'anno su chi scommette Franz Lenti? Quest'anno scommettiamo sui The River, che è una band di Trani, provincia di Bari. No, non è in provincia di Bari. Trani, sì. Trani in provincia di Bari. Hanno vinto Italia Wave Puglia 2009, il più importante concorso per gruppi emergenti della nazione, ex Arezzo Wave. Ed è un gruppo che, nonostante sia pugliese, è assolutamente internazionale, cioè non sfigurerebbe sui palchi di Londra per nessuna ragione al mondo, perché è un gruppo che ha delle sonorità internazionali, per cui scommettiamo su di loro. A differenza del genio, che comunque hanno avuto un riscontro più che altro nazionale, loro secondo me potrebbero veramente anche andare al di là dei territori nazionali, assolutamente. Parlavi di gruppi che hanno una visione internazionale per certi aspetti, ma Grottaglie si occupa anche di valorizzare e proporre gruppi locali, così come c'è un occhio alla musica del passato, di qualche decennio fa, e anche proiettata al futuro. Quindi una visione che non è strabismo, ma è un campo di azione, diciamo così, il più ampio possibile. Sì, la valorizzazione di Grottaglie fondamentalmente si basa sul proporre i gruppi che comunque fanno musica propria, innanzitutto, musica inedita. Sono bandite, almeno da quest'anno, le cover band, nonostante comunque facciano divertire e ballare molta gente, però l'importante è dare spazio veramente a chi la musica la fa, la crea e la vuole proporre su tutti i territori. Si inserisce in un discorso fondamentalmente estivo, dove alla fine sono ritornati tutti fuori sede. Cerca di farlo nel centro storico, ormai luogo, diciamo, considerato punto di riferimento per i giovani. Infatti Grottaglie ha anche patrocinato l'assessorato delle politiche giovanili, che è sensibile su questo ambito. Cerchiamo appunto di dare spazio a queste realtà che vogliono appunto emergere anche su territori non necessariamente locali o nazionali, ma attraverso anche le potenzialità del web, uscire fuori nazione, come appunto abbiamo detto poc'anzi The River. Ultima domanda: Grottaglie è un grido di dolore, di godimento o di rabbia per Franz Lenti? Grottaglie è di godimento, assolutamente, perché rock and roll è quello che vogliamo proporre, al di là di come viene interpretato dai diversi gruppi, però fondamentalmente anche il genio era profondamente rock and roll, come sono i The River quest'anno, quindi godimento assoluto. Infatti yeah, fondamentalmente, no, era anche una parola che diceva Fonzi in alcune circostanze, lo diceva in maniera, diceva yeah, però diciamo yeah che fa più effetto. E allora, insomma, a tutti gli amanti della buona musica, buon godimento con Grottaglie. Grazie.